La Pasqua della settimana, carissime amiche e carissimi amici. Siamo arrivati al 26 di gennaio e siamo nella terza domenica del tempo ordinario. La lettura ormai è del Vangelo secondo Matteo, il quale oggi ci racconta dove si è svolta gran parte dell'opera di Gesù. Egli viene al Giordano, abbiamo visto, per ricevere il battesimo di Giovanni. Si ferma nel sud. Di questa terra santa, Matteo eh, annota oggi che Gesù si ritira perché si sente minacciato. C'è una visaglia che forse ha determinato questo cambiamento di luogo proprio all'inizio della vita di Gesù, che lo obbliga continuamente a ritirarsi anche durante la vita pubblica. Ci aveva detto anche a Natale nella seconda domenica il prologo di Giovanni venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, e nel destino di Giovanni. È stato fatto arrestare da Erode e poi consegnato all'arbitrio e alla crudeltà. Abbiamo detto domenica scorsa si annuncia anche la fine di Gesù. Giovanni, in questo senso, precorre il destino di Gesù. E entrambi devono agire per realizzare la giustizia del Padre, entrambi daranno la vita. Anche Giovanni è stato consegnato nelle mani crudeli del, del re che lo farà uccidere. Gesù sarà consegnato nelle mani degli uomini da Matteo al capitolo 17 alla loro cattiveria. Constatiamo subito però che sull'inizio dell'attività di Gesù ecco si stendono già le ombre della sua fine. Ma se ricordate bene, cari amiche e cari amici, noi l'abbiamo visto anche durante il periodo natalizio perché la santa famiglia è costretta ad andare in Egitto e poi realizzare quella profezia di Osea dall'Egitto chiamato mio figlio. Fin dalla nascita su Gesù c'è un'ombra, c'è chi lo accetta e chi lo rifiuta, c'è chi lo accoglie e lo cerca e c'è chi lo combatte, come Gerusalemme. Papa Francesco ci ha richiamato tanto nel giorno dell'Epifania a questo adorare, andare come i magi i pastori ad adorare il, il figlio di Dio. E invece c'è gente che, nonostante la teologia, nonostante le scritture, nonostante i segni che Dio dà, continua a non cercarlo, non accettarlo. Non basta sapere, conoscere, bisogna vivere. Ecco perché dovremmo trovare il tempo davvero di adorare il Signore. E Gesù, lo stiamo dicendo da due settimane è quella soglia tra l'eternità e la storia. Ebbene tutti gli evangelisti concordano nell'affermare che il ministero di Gesù. Inizia solo dopo che il Battista è stato arrestato e messo in prigione. L'ultimo, il più grande dei profeti, passa il testimone a Gesù, offre la sua vita e la sua missione per l'avvento del regno. E Matteo non solo collega il ritorno in Galilea alla notizia che Giovanni è stato arrestato, ma indica chiaramente che Gesù non iniziò a proclamare il suo messaggio fino a che non fu stabilito a Cafarno, la famosa casa. La suocera di Pietro, questa città dove c'è una dogana, dove c'è il mercato del pesce. È come se volesse dire eh, che Gesù sente che, chiuso con la parentesi con Giovanni, inizia una nuova era. C'è l'ingresso di Gesù nell'attività pubblica. Ecco perché lascia Nazaret e viene a Cafarno. Cafarno è la città forse più amata da Gesù, diviene la città dove lui stabilmente. Si ritirerà spesso in questa casa della Socio di Pietro, che poi diventa, da casa privata, diventa Domus Ecclesiae, diventa la prima chiesa dove i cristiani poi hanno celebrato. Faccio notare, cari amiche e cari amici, che solo Matteo, tra gli evangelisti, ci parla di questo spostamento definitivo da Nazareth, dalla casa dell'infanzia, della giovinezza, dove ha vissuto con Giuseppe e con Maria, con i fratelli e le sorelle del clan. Si sposta a Cafarno perché per Matteo questo cambiamento non è un fatto incidentale, non è tanto di interesse topografico, quasi a dire ha cambiato città, ma c'è un adempimento di profezia. Eh, Gesù viene in una zona dove c'è una missione rivolta non solo ad ambienti vicini ad Israele, ma c'è una zona, la Galilea, chiamata Galilea delle Genti, che include i Gentili, i Pagani. È una sorta di presagio, dice Matteo, di quella grande missione che avverrà dopo la Pasqua. Quindi è interessante questo spostamento. Tra l'altro, Matteo cita la via, la via Maris, la via del mare, che era stata citata dal grande profeta, il primo Isaia, al capitolo 8, che passa proprio per Cafarno. Questa via Maris collegava l'Egitto con la Siria. È una regione, eh, questa regione, dove. Dopo l'esilio a Babilonia eh, ci sarà sempre una popolazione mista di ebrei e pagani. Tra l'altro gli studi recenti e la stessa archeologia hanno sottolineato come in Galilea ci fosse una presenza massiccia di sinagoghe e che si parlasse tranquillamente il greco, quel greco poi usato nella composizione di tutto il Nuovo Testamento e dei Vangeli. Quindi l'opera di Gesù è rivolta al popolo di Israele, ma si irradia già adesso sui pagani. È avvenuto già poi, tra l'altro, nel giorno dell'Epifania, no? quando sono arrivati i magi, questi sapienti sono arrivati dall'est che in un certo senso rappresentano tutti i popoli che adorano il Signore. Ce l'ha detto già nel, nel presepe quell'asino che rappresenta i pagani, mentre il bue rappresenta Israele. Per cui è un Gesù che si manifesta nei luoghi principali di quell'attività che svolgerà. Lui diventa la luce anche per i pagani, per tutti quelli che vivono nelle tenebre, nell'ombra di morte, risplende la luce. Che bella questa caratteristica della luce. E Gesù viene con un monito molto forte, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E qui è tutto il messaggio suo, un appello e un annuncio. Un appello, innanzitutto che dipende anche dall'annuncio, dal momento che si fonda su quell'annuncio. C'è un regno dei cieli che si è fatto vicino. Questo chiama a cambiare mentalità, a cambiare eh, modo di pensare. Che vuol dirci l'Evangelista? Che Dio regna efficacemente nella storia. Dio non è sulle nubi, nei cieli. Dio è presente all'uomo e alla creazione, sempre e dovunque, come dice anche il grande alleli, il Salmo 136. Il regno di Dio non è paragonabile ai regni mondani, ha delle virtù proprie. Viene definito dei cieli perché è oltre e altro rispetto ai regni umani. Ecco perché Gesù ci insegnerà: venga il tuo regno. Dio non tarderà e non abbandonerà gli uomini. Ecco perché Gesù vuole chiarire il senso del suo messaggio. Lo farà poi nel grande discorso al capitolo 18. Per cui è interessante in questo contesto la chiamata dei primi quattro discepoli. Simone, nome ebraico, Andrea suo fratello, nome greco, Giacomo, nome greco che significa più o meno come Giacobbe in ebraico, e Giovanni suo fratello, due coppie di fratelli pescatori tutti e quattro. E a questo punto quell'appello diventa, dal, si passa dal convertitevi a seguitemi. La conversione viene vissuta nella sequela. Chi lo segue si fida del Maestro, riconosce che il cammino da fare è dietro di lui, si lega, eh, accoglie la guida di Gesù Cristo. Ecco perché Gesù li chiama a diventare pescatori di uomini. Non dovranno pescare più pesci, dovranno conquistare con la vita e con la predicazione della parola gli uomini al regno. E Matteo segnala che la chiamata riceve una risposta immediata. L'urgenza del regno spinge. Ogni persona deve, deve qui ed ora dare il proprio assenso. E I primi quattro discepoli rispondono alla chiamata, accettano di fare questo cammino. Ma non basta andare dietro di lui, non si può pensare che basti solo il movimento di compagnia. Ci vuole una compagnia della vita, una condivisione del destino. Ecco perché oggi Matteo dice anche a tutti quanti noi eh, quello che dirà alla fine del Vangelo. Seguire Cristo significa fare propria la logica che Egli ci ha dato proprio in una pagina finale. Mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, mi avete accolto, mi avete vestito, mi avete visitato, siete venuti a trovarmi in carcere. Signore, quando è che lo abbiamo fatto? Non, non ce ne siamo accorti. Ogni volta che l'avete fatto a uno di questi piccoli miei fratelli, l'avete fatto a me. Oggi inizia questo grande cammino di sequela che deve culminare. In quel processo di carità. Ecco, Cristo, la soglia tra l'eternità e la storia, è venuto a insegnarci ad amare, perché in questo nessuno sarà mai maestro, ma sempre e soltanto discepolo. Cari amiche e cari amici, veramente buona Pasqua della settimana, buona sequela, buona conversione. Shalom.